Io intanto parto con un grandissimo ringraziamento da parte della Rive a Tempo di Vivere, che ci ha accolto in questo luogo fantastico e che anche con estrema modestia ci ha accolto con grande laboriosità, perché vedo un luogo che ha grandi capacità di accoglienza e di vita qui, al di là anche di quello che mi era stato descritto, per cui apprezzo la sua visita. Grazie. E adesso mi piace un po' voi. Bene. Allora, Isotta non l'avete sentita, ma ci ha presentato. Siamo in 7 adulti più Luana, che dopo aver fatto il corso di scollocamento si è realmente scollocata, si è ricollocata con Marco e fra pochi giorni verrà a vivere da noi. Il nucleo è partito da me, Antonio, Katia e Ermanno. Ci siamo trovati nel 2010 con un sogno e ci siamo chiesti cosa volevamo fare da grandi, e da grandi abbiamo scelto che volevamo cambiare la nostra vita e contribuire a qualche tipo di cambiamento. Da quel momento è partito quello che inizialmente era questo sogno, che loro due, Katia e Antonio, hanno chiamato Tempo di Vivere, che come nome ha il senso e dà il senso di quello che noi vogliamo per la nostra vita. Il tempo di viverla ogni momento con le persone che amiamo e con le tante persone che vogliamo che entrino a far parte della nostra vita e alla quale poterci dedicare. Dedicare tempo, dedicare attenzione, dedicare e ricevere condivisione, aiuto, sostegno, darlo e ricevere. Ieri abbiamo fatto un bellissimo esercizio nel quale vi apro il mio cuore, vi dono la pace, prendo l'energia dal cielo e la condivido con voi. Questo è un po' il senso del tempo di vivere. Siamo arrivati qui solo 2 anni fa e ci sembra una vita, perché in mezzo a 1000 conflitti, a tanti problemi che andiamo ad affrontare tutti i giorni, siamo qui e ogni giorno traiamo maggior forza e maggior convinzione e volontà di voler continuare a migliorare. La vita ci ha offerto tanto, tantissimo, e siamo anche stati in grado di, dico queste cose perché le ritengo dei punti cardine del nostro percorso, siamo stati in grado anche di affrontare un grosso successo che abbiamo avuto, cioè quello del termocompost, che ci ha portato in televisione, che ci ha portato, ha fatto venire qui finanziatori. E quando io parlo di ancora legami e condizionamenti col passato, con quella storia, è vero che sono sempre lì come dei diavoletti che ti ronzano nelle orecchie. E in quel momento ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: è questo quello che noi vogliamo, è questo quello per il quale siamo partiti. E tutti noi abbiamo detto: no, non è questo. Noi non vogliamo finanziatori, vogliamo esserci, vogliamo essere noi e vogliamo legarci a tutta la rete di persone che ha voglia di questo cambiamento. La nostra forza ritengo sia la diversità. Non ce n'è uno di noi, anche se io sono sua mamma, non ci assomigliamo proprio, completamente diversi. Direi che la nostra forza è il nostro anche punto di debolezza, perché questo porta a anche questo forti contrasti, forti momenti di difficoltà che ci portano a crescere, perché di fondo c'è questa volontà di continuare,
quello che ci guida, come diceva ieri Jenny, è una vision, è una mission che abbiamo direi sposato. La nostra è una famiglia scelta, siamo una comunità intenzionale, non abbiamo proprietà, viviamo in affitto, non abbiamo né all'inizio né oggi grosse risorse economiche, ma abbiamo questa grossa capacità di esserci l'uno per l'altro. Riteniamo che questo venga anche dal fatto di essere diversi, ma di essere assieme nel momento in cui c'è da fare, c'è da esserci. In eventi di questo tipo sono gli eventi più belli, perché non abbiamo neanche bisogno di guardarci o di parlarci, perché sappiamo che dove non arriviamo noi c'è l'altro. E questa è quella tranquillità e quella fiducia che ci porta avanti e ci permette di crescere e diventare ogni giorno un attimino meglio. Ce la mettiamo tutti. Gabriella? Sì, io... Ognuno di questi eventi abbiamo passato un altro grande campo che ci ha fatto da pretest per questo, è venuto qua a Manhattan 4, eravamo 75. Quello che ci rinforza, e credo di averne già parlato quest'estate al raduno, è la vostra presenza, è sapere che in giro per l'Italia c'è gente o che lo sta facendo o che ci ha parlato. C'è gente che lo sogna e c'è gente che sostiene. E da quando io ho conosciuto la Rive, e poi di conseguenza anche tutte le persone che alla Rive fanno un po' da satellite o collaborano in qualche modo, io ho provato un grosso senso di serenità e di forza nella consapevolezza che non siamo davvero soli. Ovunque noi andiamo, da qualche parte c'è un gruppo di persone che ha iniziato a guardare le cose da un punto di vista diverso, ha rimesso in ordine la lista dei valori, che secondo noi, penso tutti, in questa società è fortemente alterata. E quindi questa sensazione del dire, va bene, se non dovesse andar bene qualcosa, noi siamo qui e fuori ci siete voi, e poi ci sono altri ecovillaggi, c'è veramente un gruppo di... Voglio aggiungere, scusa, un gruppo di persone anche molto vicine a noi, e qui abbiamo Mario, che è una persona speciale per noi, che ha scelto di vivere per un anno con noi, poi per sue scelte personali e familiari è tornato a casa, però è una presenza sulla quale noi possiamo confidare, contare, affidarci, e come lui ci sono altre persone molto vicine. Sì, ecco, io questo è il senso che vorrei passare anche a chi magari ancora non si sta solo incuriosendo e avvicinando. Ed è quello che ha portato l'altro giorno Alfredo: cambiamo il modo di fare comunità. Non necessariamente all'interno degli ecovillaggi, cambiamolo anche fuori, perché ci sono delle difficoltà logistiche. Obiettivamente, a mettere su una comunità intenzionale ci sono, non raccontiamoci frottole, ci sono di tanti tipi. Le vogliamo mettere in ordine, non le vogliamo mettere in ordine, non è un problema, ma ce ne sono tante, dalle relazionali a quelle economiche. Questo non vuol dire che anche dove si è non si possa fare qualcosa. E poi magari passettini per passettini, ognuno ha una velocità diversa nel prendere delle decisioni. L'importante è uscire da questi incontri, secondo noi, con la consapevolezza, uno, che ci sono dei punti d'appoggio, due, che si può fare. A me è piaciuto un sacco il tema di quest'anno del Raduno Rive, si può veramente fare. Scusate il termine, io tiro fuori la mia focosità, facendosi un culo così, ma lo si può fare, non è utopia, cioè Bagnaia qua probabilmente, cioè, penso siamo insomma più utopici di loro, io non lo so chi ci può essere, eppure ragazzi è un'utopia reale, quindi basta, scazziamo sti schemi mentali che abbiamo, si può fare tutto, nessuno ci obbliga, sono scelte, la scelta è la base e la scelta è quella che va riconfermata ogni giorno.
La cosa importante, e noi non smettiamo mai di ripetercelo, è una scelta e non deve essere una fuga. La scelta viene quando si sta bene dove si è e si sceglie di migliorare, non quando si sta di merda dove si è e allora siccome non si sa cosa fare, allora vado a vivere in comunità. No, la comunità è una scelta che aggiunge qualcosa, non va a sostituire una situazione che fa schifo, perché altrimenti si rischia di ritrovarsi poi in una situazione che può fare anche più schifo, perché è molto più dura. Quindi veramente io la cosa che tutti noi ci siamo resi conto, ed è una cosa che io ho imparato anche alla scuola di naturopatia, a noi hanno detto per essere un bravo operatore, quando una persona viene e porta un problema, l'obiettivo è quello di farla star bene lì dov'è. Prima di dirgli cambia, cerchiamo di fare sì che veda il positivo in quello che ha. A quel punto sarà pronto a fare una scelta di cambiamento, a quel punto sarà il momento di maggiore resistenza. Ma quando quella scelta avviene nel momento di maggiore resistenza, è la scelta. Quindi io questa è una cosa che veramente vorrei che ognuno di noi si soffermasse a pensare, perché sta pensando a fare, voler fare una comunità. È il passaggio di base. E l'altra cosa che avrei voluto dire a voi ieri sera, che vi ringrazio tantissimo, perché avete tirato fuori tantissime cose che viviamo anche noi, e avrei voluto abbracciarvi tutti. Arriva le bolle! C'è una cosa che ha detto Jenny, che la voglia di comunità è dentro. Io ho fatto un'esperienza in un ecovillaggio diverso, in un momento di crisi nostra, prima di iniziare Tempo di Vivere, quando già il progetto di Tempo di Vivere c'era, e ha portato molta crisi. Io sono stata un anno in un altro, io e la mia famiglia ristretta siamo stati un anno in un'altra comunità, e a un certo punto abbiamo deciso di venire via perché ci siamo resi conto che non era il nostro progetto era Tempo di Vivere e quello non ci si avvicinava, non perché fosse sbagliato, perché non era il nostro. Però è stato un anno prezioso perché mi ha permesso di capire quello che non volevo e anche rivalutare quello che volevo. Per cui il percorso che voi avete fatto e che Alfredo ha giustamente definito prezioso è una cosa che vi servirà per le vostre scelte future. Non siete soli. Ieri ridendo ho chiesto a mia mamma, possiamo tenerli tutti? Visto che adesso siete magari un po' randagi. E questa cosa è fondamentale, e soprattutto una cosa che è importante e che spesso viene sottovalutato è il progetto, è l'obiettivo. L'obiettivo comune è la cosa che secondo noi è quello che permette di riportarsi con la centratura lì anche di fronte al conflitto. Quando l'obiettivo è comune e c'è un progetto di base che sembra solo mentale, ma non lo è. Il progetto non è solo mentale, il progetto è di cuore, di pancia c'è anche il mentale. Stamattina Edoardo ha detto, io sono uno di quelli che il mentale lo tieni da conto, perché è vero, ci deve essere anche quello. Perché se ci facciamo trasportare solo dalla pancia, poi purtroppo si incontrano un sacco di problemi. Allora le due cose vanno, c'è il dragon dreaming penso oggi, per cui seguitela anche questa cosa. È fondamentale. E quindi è l'obiettivo e la visione, il progetto è quello che riporta in asse. Ok, che obiettivo abbiamo? Abbiamo tutti ancora lo stesso obiettivo anche in un momento di profonda crisi? Se quell'obiettivo c'è e ogni giorno riconfermiamo quella visione, ok, perfetto, ci sono dei problemi, li affrontiamo perché noi abbiamo quel punto d'arrivo lì che è comune, anche quando ci scazziamo per qualche motivo. Questo è veramente fondamentale. E ci sono qua in questi giorni, hanno fatto una cosa meravigliosa con questi corsi di formazione, perché avete l'opportunità di partire con dei puntelli, cosa che probabilmente altri non hanno avuto, e questo è preziosissimo, per cui approfittatene, approfittate della Rive, delle persone che ci sono, anche di quelle che hanno iniziato e non sono riuscite ad andare avanti, perché è un'esperienza comunque preziosa. A me quello che loro hanno detto ieri sera ha risuonato tantissimo, mi ha dato veramente un aiuto incredibile. E quindi veramente noi ci siamo, le comunità che ci sono, loro che non sono riusciti ci sono, e noi ci siamo per tutti voi, perché possiamo, quindi sfruttateci, perché va bene così, c'è gente che va avanti e spiana la strada, è normale, è fisiologico, va bene così, è tutto come deve essere, e stiamo diventando sempre di più ed è meraviglioso. Io vi ringrazio per essere qui,
per essere pazienti se c'è qualche cosa che magari si intoppa ogni tanto, e grazie. Isotta ha una poltroncina accanto alla mia, ha 3 anni e mezzo, io a gennaio ne faccio 60. È un bel confronto che nasce tutti i giorni, quindi la prima comunarda che io ascolto volentieri è quella più spontanea e più naturale. Forse perché non ci sono conflitti, ma non è vero. Hanno già detto delle bellissime parole entrambe, e quindi vorrei, cosa c'è da aggiungere? Allora stupisco e giro la situazione. La parola comunità forse vi hanno ingannati tutti, siete venuti nel posto sbagliato. La comunità non esiste. Esiste il proprio benessere. Allora quando tu senti che stai facendo una cosa che ti fa bene al tuo cuore, alla tua pancia, noi siamo fatti di materia e viviamo di materialismo, qualcosa che è fuori di noi. Quando facciamo, entriamo in un nostro sentito. Se quel sentito ci fa sentire bene, la comunità è una conseguenza di questo stare bene. Quindi la comunità è uno strumento che ci serve per arrivare a quel nostro fine, che forse non conosciamo, ma lo possiamo conoscere solo grazie alla comunità. Il bambino Isotta non sa di vivere in comunità, per lei è normale, la bambina non lo sa, ma ci vive bene. E quindi questa spontaneità bisogna andare a ricercare dentro di noi. Che cos'è vivere bene tutti insieme? Tutti randagi così. Possiamo anche aggiustarci meglio, eh? Non è che ci fa schifo stare anche un pochino meglio che randagi. Mi hai fatto perdere il filo. Però è quello che è la nostra natura, noi vogliamo questo. Peccato che siamo nati in una comunità, in una società sbagliata, che a un certo punto non la sentivamo nostra. Adesso ricrearla tocca a noi forse anche dare il buon esempio, creare le azioni che portano altre persone nella nostra vita, perché io sono avido di persone. Ho bisogno di conoscere le persone, perché solo grazie alla diversità di ognuno di noi io posso scoprire quante mille volte sono rinato e posso vibrare tante volte con ognuno di voi in modo diverso. E quindi vanno benissimo questi incontri, i metodi, gli strumenti, e soltanto aspetta che finisco di parlare, grazie. Per misurare di cosa siamo fatti abbiamo bisogno anche di reazioni, ma sono reazioni diverse da quelle che abbiamo maturato nel sistema, in quella cultura. Erano reazioni che ci facevano stare male. Le reazioni invece che si vivono in comunità, nei conflitti, scegliamo di superarle. E quindi conosciamo sempre di più noi stessi. Quindi, ritornando all'inizio, io sono qua per me stesso, perché voglio stare bene. La comunità è una conseguenza. Nel momento in cui non mi sento più a posto con gli altri, né posso parlare con gli altri, questa è la scelta che facciamo, e tutti insieme scegliamo che cosa si va a mettere di nuovo, perché ogni giorno, ogni mattina è un mettere qualcosa di nuovo. E spesso spaventa, molti di noi spaventa, perché la novità tutti i giorni, oramai sono 2 anni che viviamo nel ogni giorno c'è una cosa nuova,
E questo però è la nuova crescita, di questo siamo fatti. Ritornando a un bambino, il bambino cresce ogni giorno. Ogni giorno apprende cose, non si stanca mai, non finisce mai di chiedere, di domandare. Ed è in quel modo che io voglio vivere ogni giorno della mia vita, qui con le persone che amo. Grazie. Oh. Posso dire una cosa? Allora, innanzitutto ero molto curioso di conoscere il vostro luogo e voi. Ho sempre conosciuto Katia e sono stato veramente sempre molto contento di vederli e di incontrarli. Tra l'altro ho visto anche un'energia notevole qui. E anche le persone di Katia e Germano, quando sono venuti agli appendaggi, la loro disponibilità enorme e anche nello stesso tempo la loro capacità organizzativa, che ci vuole. Ci vuole. Le comuni e gli ecovillaggi sono due realtà che possono essere complementari. Non necessariamente, possono essere complementari. Possono cioè procedere insieme, a maggior ragione quando sono comuni e ecovillaggi. Noi siamo comuni ed ecovillaggi non solo delle esperienze comunitarie. A me per esempio non piace usare la parola comunità, perché la comune è qualcosa di diverso dalla comunità. La comune è un modo di mettere in discussione i rapporti familiari, un modo di mettere in discussione i rapporti individuali, un modo di poter individuare forme diverse di attività, è un modo di condivisione totale 24 ore su 24. Non è un tempo part-time. E questo ovviamente viene di conseguenza. Comunque, comuni ed ecovillaggi, noi siamo insieme delle micro società. Siamo in nuce quello che vorremmo che il mondo un domani sia. Siamo una possibilità che noi diamo all'umanità. Questo deve essere il punto chiaro e profondo del nostro lavoro, che senza questo credo che quello che stiamo facendo perderebbe senso. Per questo motivo noi rappresentiamo la corrente carsica alternativa esistente all'interno del nostro mondo. Per questo motivo rappresentiamo, anche se non ci facciamo sentire fuori, un'esperienza concreta che tanti cercano. Tanti cercano. E questa è la energia fondamentale che ci regge, sia nel momento in cui abbiamo possibilità di avere successo, di resistere, di diventare una comunità resiliente in tutti i sensi, sia nel momento in cui questo non riesce, perché comunque acquistiamo conoscenza, sensibilità, capacità. Comunque. Quello che si sperimenta comunitariamente non è mai perduto. E nello stesso tempo anche credo che nel momento in cui noi abbiamo individuato nella contraddizione tra la scarsità delle risorse e lo sviluppo disordinato in cui noi attualmente ci troviamo, abbiamo individuato nella assurda, totalmente ingiusta, inequa distribuzione delle risorse fra nord e sud del mondo, abbiamo individuato nelle possibilità del pianeta di resistere come una sfida per il pianeta e non più per quanto riguarda l'umanità, perché l'umanità dal punto di vista ecologico è una razza infestante. E di questo è opportuno che noi teniamo chiaramente attenzione. Noi siamo come umanità
l'elemento distruttivo dell'ambiente naturale. Ci sono alcuni teorici, e io sinceramente disprezzo, che dicono che siamo nell'ambito di una nuova fase, che è quella antropoceica, ovvero del mondo costruito a misura d'uomo. Noi dobbiamo rovesciare. Questo è il nostro compito, perché nella natura, così come nell'umanità, vige sempre il famoso principio: ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E non possiamo aspettarci che una reazione uguale e contraria continuando in questo modo. Noi siamo molto spesso gli inascoltati profeti di una possibile disavventura, ma siamo anche nello stesso momento coloro che costruiscono la possibilità di un'alternativa. Non siamo coloro che predicano, siamo coloro che fanno. Gli ecovillaggi sono una realtà concreta. Concreta. Questo ovviamente non significa che noi non dobbiamo dialogare anche laddove è possibile con le istituzioni. Un giro di valzer con le istituzioni non compromette la realtà delle cose. Quello che ci serve fare è fare in modo che si possa in un qualche modo trovare nelle istituzioni degli interlocutori sensibili, ma senza che noi diventiamo l'istituzione. Noi dobbiamo essere l'elemento carsico che dal profondo modifica gli equilibri. La forza delle nostre ragioni sta nella forza delle nostre azioni. La forza della nostra prospettiva sta nella capacità di essere uniti e di fare massa critica. Questo è il motivo per cui facciamo i nostri incontri, questo è il motivo per cui cerchiamo di disperdere anche le nostre energie diffondendole e non risparmiandoci in questa direzione. La forza della rete italiana Villaggi Ecologici sta in questo. Per fare in modo che tutte le realtà resilienti trovino il punto comune, il comune minimo o massimo, se volete, denominatore, attraverso il quale noi siamo in grado davvero di incidere innanzitutto nei nostri territori e poi successivamente più avanti, andando oltre, diventando anche una prospettiva di carattere nazionale. Lo siamo già in parte, ma ancora piccoli. Dobbiamo andare oltre. Il nostro movimento è un movimento rievoluzionario, ma io preferisco rivoluzionario, perché cambia le cose ora, non le cambia domani, perché le persone mettono in gioco, gli elfi lo insegnano, la comune di Bagnaia pure, Torri Superiore pure, la città della luce pure, Damanur pure, eccetera, in tutte le loro visioni diverse, dimostrano che è possibile cambiare la realtà adesso. Intanto partendo dalle nostre vite, con un impegno personale totale. So che questa è una scelta difficile, so che questo non tutti se la sentono di fare, ma nell'ambito di un percorso c'è chi va avanti, c'è chi sostiene da dietro, c'è chi pulisce la strada per rendere il cammino più facile. Abbiamo bisogno di tutti. Di tutti voi. Bene. Allora, adesso sono le 3:30, per cui abbiamo raggiunto il momento in cui ci apriamo di nuovo a un altro giro di workshop e per avere a che fare con altri strumenti, intuizioni, spunti. È davvero prezioso aver costruito un campo così intenso e Tempo di Vivere è stato un partner più che attivo nel consentirci di raggiungere questa cosa che per la Rive è veramente la prima volta che raggiungiamo con un'intensità così forte, con una preparazione così accurata, e per cui grazie ancora una volta.
e per tutti c'è la possibilità non tanto di andare a casa, penso, no, con un kit completo, quanto di avere perlomeno delle buone intuizioni su che cosa può essere prezioso per noi e per le nostre comunità e per i nostri progetti come strade da approfondire, che cosa ci può portare vita e vitalità, che cosa può dinamizzare le nostre energie, per cui con questo spirito sono veramente preziosi ed è anche questo il motivo per cui abbiamo scelto di farli così insolitamente lunghi, no? Dando un'ora e tre quarti, se non addirittura mezza giornata, per cui per questo non ci dilunghiamo con i tempi, però ho sentito parlare più di una volta del termocompost, abbiamo visto anche qualche cartellone, per cui vi chiedo, anche se un po' potevamo vederlo adesso, se può esserci un altro momento di qui fino alla chiusura domenica in cui magari per chi vuole è possibile fare un giro a vederlo e spendere due parole e diteci voi quale potrebbe essere il momento, non so se questa sera o domani dopo pranzo, vedete. Noi questa sera abbiamo la fine alle 19, però poi inizia a fare un po' scuro e per cui non so se può essere magari tra le 19 e le 19.30, però questa sera forse finiamo alle 19.30, sì, non ho idea, sì, perché siamo andati avanti di mezz'ora, abbiamo iniziato alle 10.30 e per cui domani mattina potrebbe essere alle 8. Si e fa un quarto, tra le 8:30 e le 9, una mezz'ora può essere, per cui può essere che alle 8:30 chi vuole si trova qua davanti e tu Antonio ci porti a vedere il termocompost. E vediamo il cambiamento nel cambiamento, perché poi, come dicevo prima, le novità non finiscono mai, quindi questa è una cosa che riguarderà tutti. Ne parleremo domattina. Va bene, allora, l'unica cosa, domani, visto che abbiamo una mezz'oretta, cerchiamo di essere abbastanza puntuali, per mezzo, cui 9. Alle 8:30 già, 8:25 già ci ritroviamo, alle 8:30 partiamo, per chi vuole cogliere questa opportunità. No, d'accordissimo, no, volevo dire soltanto una cosa che mi riguarda, sì. Siccome mi sono arrivati diversi messaggi, perché giro un messaggio a nome mio, in cui incoraggio le persone a fare degli investimenti milionari, non sono io, eh? Se è chiaro, ce lo dico. E anche c'è qualcuno che è entrato nella mia mail, evidentemente ha preso il mio indirizzo e lo manda, come se possibile. E anche il giubbino grigio l'hai già trovato, trovate la password, eh? Trovate il giubbino. Sì, il giubbino è stato già trovato, per cui possiamo smettere. Grazie a tutti. Grazie. Buon grazie. Va bene.